Un devastante incidente a catena si è verificato nello stato del Paraná, in Brasile, coinvolgendo più di 50 veicoli. 5 persone hanno perso la vita e altre 11 sono in condizioni gravi. Secondo quanto riportato dai media locali, la collisione di massa ha avuto luogo lungo la strada BR-277, una strada che collega la capitale dello stato, Curitiba, a Ponta Grossa, vicino alla città di Balsanova, dove si è verificata questa tragedia. Le 5 vittime sono purtroppo decedute sul posto dell'incidente, ma ci sono notizie non ancora ufficiali che parlano di altri 2 decessi avvenuti in ospedale. Ciò porterebbe il bilancio delle vittime a 7. 11 feriti sono stati trasportati in vari ospedali nelle città della regione metropolitana di Curitiba. Al momento non è ancora chiaro come si sia verificato l'incidente, ma va notato che al momento del sinistro c'era una forte pioggia e una fitta nebbia. Tra i veicoli coinvolti vi erano automobili, furgoni, camion, uno dei quali è stato coinvolto in un incendio e ha colpito altri veicoli nelle vicinanze, nonché diversi autobus.